Il futuro dell'editoria è indubbiamente molto complicato. Noi abbiamo dato risposte concrete con le aggregazioni, quella col secolo XIX che è avvenuta, quella su cui stiamo lavorando col gruppo Espresso, proprio per poter avere delle dimensioni tali che si riescano ad affrontare quelle che sono le sfide del futuro, ed è anche un modo molto incoraggiante per arrivare a 150 anni. La sfida per arrivare a 200 è quella di essere in grado da parte dei giornali di raccontare il mondo e di sapere coniugare quella che è l'informazione di qualità e veritiera con le nuove tecnologie, in modo tale che la generazione dei miei bambini, la cosiddetta generazione Z, sia interessata a leggere e a comprare giornali nelle varie forme che i giornali avranno grazie alla tecnologia. Ma penso che sia proprio questa l'opportunità da parte dei giornali di qualità come lo è La Stampa, e più uno ha a che fare con questo tipo di domande, interrogatorio, più chi è in grado di fare informazione di qualità che rispecchia la realtà, come lo hanno dimostrato anche gli scoop che La Stampa è stata in grado di fare negli ultimi giorni, più c'è una differenza, e sono sicuro che questo sarà per i lettori fonte di apprezzamento dei quotidiani come La Stampa rispetto a tante altre informazioni che ci sono in giro. 150 anni di storia sono il segno più evidente che La Stampa non è soltanto un giornale, ma è una parte della città e della regione, è una parte di questa comunità. L'ha attraversata in tutte le vicende, le contraddizioni, le gioie e i dolori, si potrebbe dire, che questa nostra comunità ha conosciuto e conoscerà. Mi auguro che continui a lungo, perché anche se cambia molto il sistema dei media, di quella comunità intellettuale che è rappresentata da un giornale, in questo caso dalla Stampa, soprattutto chi ha responsabilità pubblica, ha estremamente bisogno. La Stampa era la bugiarda, tradotto la bugiarda, no? Lo traduco per il prefetto. Ecco che. Perché? Perché rappresentava, era il giornale del padrone, adesso mi scuso, lo metto fra virgolette naturalmente, ma era. E allora io mi interrogavo su questo, cioè, vedevo che tutti i giorni leggevano La Stampa, salvo il 1° maggio in cui quasi tutti scendevano con la coccardina rossa all'occhiello e o l'Unità o l'Avanti in tasca, ma tranne il 1° maggio sempre La Stampa. Allora, riflessione, ma se fosse così bugiarda, perché la leggono tutti i giorni? E allora lì ho cominciato a capire il radicamento, ma anche, mi permetto di dire, il rapporto affettuoso che in fondo quel nomignolo rappresentava, e anche quel senso di comunità che in fondo anche in quella parte che allora si rivedeva come altro rispetto al sistema prevalente, nutriva nei confronti del sistema stesso.